di Menzigeri. E parliamo tuttora sempre del mismo, dello stesso soggetto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 20 ans? Che è successo in tutti questi anni? Eh bien, c'est peut-être ce que nous allons voir durant cet exposé. Andiamo adesso a vedere questa cosa. Mais auparavant, je voudrais remercier. Però, all'inizio voglio ringraziare. À la fois la République de San Marino qui nous accueille. La Repubblica di San Marino che ci ha accolto qua. Le CUN qui organise tous les ans cette manifestation. Che organizza ogni anno questa manifestazione. Et puis mon ami Roberto Pinotti. E anche un mio amico Roberto Pinotti. Donc maintenant nous allons voir ce qui s'est passé en 20 ans. Adesso andiamo a vedere cosa è successo nei 20 anni passati. Alors je vais vous présenter donc une je vais revenir peut-être en arrière. Vi presento dunque adesso. C'est bon. Donc j'ai intitulé cette présentation questa conferenza Les ovnis une réalité du passé. Gli UFO una realtà del passato. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les ovnis ne sont plus d'actualité? C'est che oggi gli UFO non sono più così di attualità. C'est une question qu'on peut se poser. E perciò che ci facciamo una domanda. Alors je vais parcourir un ensemble de thèmes. Io passerò alcune tematiche. Qui va nous faire voir d'abord la situation en France che ci fanno vedere la situazione un poco in Francia. Un deuxième thème sera l'aéronautique et il secondo punto è l'aeronautica. Et pourquoi il pan in Francia? Et pourquoi l'aéronautique est le seul élément qui permette de déterminer la présence des ovnis. Perché l'aeronautica è una sigla significa cosa significa? Je vais l'expliquer. Fenomeni aerei non identificati. Io mi metto qua perché così non posso vedere. Et enfin. Et finalement, une thèse qui sembra rispondere à un certain nombre de questions, a un certo numero di domande, une relation qui pourrait expliquer una relazione, qui potrebbe spiegare pourquoi les ovnis étaient présents. Perché gli UFO erano presenti? In Francia? Nel 1951 un cas de présence d'avion un caso di presenza di un aereo militare qui ont observé che hanno osservato un oggetto qui était présent au-dessus che era presente sopra d'une petite ville Orange una città piccola la città si chiama Orange a reçu l'ordre de ricevuto l'ordine di seguire questo oggetto. Les militaires n'ont pas pu rattraper le. I militari non hanno potuto prenderlo. Et cette affaire a été le déclencheur. E questa faccenda ha messo in marcia. De la création. Ha avviato la creazione o la fondazione. Au sein de l'armée de l'air. Au sein de l'armée de l'air. Ah. Ha creato nell'armata, nell'aeronautica d'une cellule di una cellula nel 1970
a été créé au sein de l'UNES. Si è creato nel quadro dell'UNES. Donc un service d'enquête sur les phénomènes. Un servizio di indagini sui fenomeni. Mais avant de d'expliquer. Però prima di spiegarvi. L'ensemble des éléments concernant. Gli elementi concernenti. Il faut rappeler. Devo richiamare. La définition des mots. O devo darvi le definizioni delle Alors, parole. Ici, le BR, ça veut dire phénomène rare. R significa fenomeni rari. PAN significa fenomeno aerospaziale. Significa fenomeno aerospaziale non identificato. E OVNI, OVNI significa oggetto volante non identificato. Sur un plan scientifique, on ne peut reconnaître scientifico que la notion d'OVNI en tant qu'objet physique. Parliamo quando diciamo OVNI ci riferiamo a un oggetto fisico. Alors pour ça, on est parti adesso du recueil des cas d'observation. Partiamo di qua, la raccolta di questa osservazione terrestre et aeronautique. Terrestre e aeronautiche. Donc des données officielles. Poi i dati ufficiali. C'est-à-dire des rapports. Des rapporti. Des photographies. Fotografie, filmati. Des films. Des traces sur l'environnement. Tracce sull'ambiente. Et pour l'aéronautique, les données radar. Et i dati radar. Et on a développé. Poi. Une méthodologie. Abbiamo sviluppato una metodologia. Qui. Di studio. Prend en compte les informations. La base di dati, oui, le perizie, analisi e l'interpretazione. La interpretazione. Donc, les PAN, les phénomènes aerospatiaux non identifiés. I fenomeni PAN, dunque i fenomeni aerospaziali non identificati. Sono donnés en quatre catégories. Si classificano in quattro categorie, in quattro classi. Les phénomènes parfaitement identifiés. La classe A, fenomeni perfettamente identificati. Les phénomènes probablement identifiés. Classe B, i fenomeni probabilmente identificati. Les phénomènes non identificables. Cioè non identificabili. Quand il manque des données, quando mancano dati. Et enfin, poi alla fine, l'ultima, les phénomènes non identifiés après. Fenomeni non identificati dopo le indagini. Et c'est dans cette classe que. Et in questa classe, qui, il professor Hynek a évalué en fonction de la distance. Ha classificato in funzione della distanza. D'où les fameuses rencontres rapprochées. I famosi incontri avvicinati. Je vais pour faire la démonstration. Io vorrei fare adesso la dimostrazione. Utiliser une seule catégorie de phénomènes. Utilizzando una sola classe di fenomeni. Les phénomènes qui se rapportent aux observations aéronautiques. I fenomeni che riguardano le osservazioni aeronautiche. Et ce qui est très important, c'est que. Ciò che è importantissimo. Les pilotes. È che i piloti. Sont des témoins qui. Sono testimoni. Qui sont dans un cadre. Avec des règles précises. Trovano in un quadro avente regole precise. Le pilote civil. Il pilota civile. Répond à un besoin de transporter les gens. Risponde a una necessità di trasportare la gente da un posto all'altro. Il n'est pas influencé par un environnement. Non può essere influenzato di un ambiente intorno. Et le pilote militaire. E il pilota militare. Sa mission, c'est d'assurer la sécurité. Ha la missione di assicurare la sicurezza. Aérienne d'un pays. Aerea del paese. Donc on a avec les organismes civils et militaires. Dunque con gli organismi civili e militari.
recueilli tutti i témoignages. Abbiamo raccolto tutte queste testimonianze. Et ces témoignages sont importants pour, e queste testimonianze sono importantissime pour la sécurité aérienne, per la sicurezza aerea, la connaissance de phénomènes particuliers dans l'atmosphère, la conoscenza dei fenomeni particolari nell'atmosfera, mais aussi pour connaître les réactions des pilotes. E anche per conoscere le reazioni dei piloti. Ça a un gros impact sur la sécurité. E un grande impatto sulla sicurezza. Notamment lorsqu'il y a ce qu'on appelle des airprox, c'est des situations de risque de collision. Perché abbiamo situazioni di rischio di collisione. Mais aussi des phénomènes qui peuvent perturber. E anche di fenomeni che possono perturbare. Le fonctionnement des systèmes aéronautiques. Il funzionamento dei sistemi nell'aereo. Donc cette étude permet. Questi studi permettono. D'évaluer les phénomènes nouveaux. Di evaluare e valorificare i fenomeni nuovi, valutare e dunque favorizzare des études e dunque favoreggiare gli studi di nuove ricerche, l'amélioration des systèmes de détection, des radars, sul miglioramento dei sistemi di detezione, con mais altre aussi, parole i radar, mais aussi tout ce qui concerne, l'aéronautique, tutto ciò che concerne l'aeronautica professionale. Donc en France, depuis 1951, in Francia abbiamo dal 1951. Donc l'aviation civile et militaire a donné au MES civile la militare tous les rapports. Ha fatto i rapporti o relazioni. Ça représente depuis l'origine 140 rapports qui ont été enregistrés. Da inizio hanno registrato 140 rapporti. Et on arrive à 11% de cas. Si è arrivato a 11% dei casi de phénomènes aérospatiaux non identifiés, di fenomeni aerospaziali non identificati della classe D. E una dizaine d'enquêtes qui ont été effectuées. E 10 indagini sono state fatte. La somme de depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui. La somma da 1951 fino ad oggi nous amène à la conclusion qu'il n'existe qu'un seul cas d'OVNI. Ci porta alla conclusione che non esiste nessun caso OVNI. Oui, uno. Selon la définition scientifique. Sì, nessuno secondo la definizione scientifica. Vous avez ici la répartition annuelle. Vedete qui la répartizione annuale. Depuis 1978 jusqu'à pratiquement 78 oui, fino ad oggi. Avec un maximum, con un massimo. De 15 cas aéronautiques rapportés en. Di 15 casi rapportati. 1988. Nel 1988. Donc là, c'est la répartition que je vous indiquais tout à l'heure. Oui, et qui la répartition. Avec les 11% de cas qui. 11% i casi. Qui représentent donc la proportion des cas des. Che sono appartengono alla classificazione alla classe D. L'analyse statistique analisi statistiche di CEPAM montre qu'il y a un certain nombre de indicano de trajectoires qui peuvent être le traiettorie mentionnées par les pilotes che sono menzionate dai piloti avec en particulier des trajectoires montantes des trajectoires con tutti i dati dunque quando traiettorie in ascesa, in discesa e anche per dei fenomeni naturali. Ensuite, on va analyser plus poi particulièrement andiamo ad analizzare in particolare due aspetti. Sur les cas D, c'est-à-dire sur les 11%. Solo sui casi D, su questi 11%. Il ressort qu'il y a 3%.
Tra questi sono 3% dei casi où les instruments, dove gli strumenti a bordo ont été perturbés par le phénomène qui était observé. Sono stati perturbati dai fenomeni osservati. Et dans 5% des cas, e in 5% dei casi, les phénomènes ont été détectés par des radars. I fenomeni sono stati detectati dai radar. Mais là, nous sommes dans des pannes. Nous ne sommes pas encore sur un cas d'OVNI. Qui siamo nei casi dei pannes, dei fenomeni, non ancora i casi di OVNI. Alors pourquoi il n'y a qu'un cas d'OVNI qui a été officiellement recensé en France? Perché non c'è nessun OVNI che è stato ufficialmente registrato in Francia? Beh, tout simplement parce qu'il fallait che esiste una relazione entre le témoignage, un rapporto tra la testimonianza dell'equipaggio et les données radar e dei dati radar concernant à la fois l'avion et le phénomène observé. In ciò che riguarda da una parte l'aereo e dall'altra i fenomeni o il fenomeno osservato. Alors c'est un avion, questo è un aereo di linea régulier qui, di linea normale effettuait un voyage entre Nice et Londres, che faceva un volo tra Nizza e Londra pendant deux minutes e durante due minuti l'équipage a observé l'equipaggio ha visto a 25 nautiques, c'est-à-dire 40 km a circa 40 km un énorme objet, un oggetto enorme qui ensuite a disparu, che è sparito mais sans avoir de trajectoire de fuite, però senza che si poteva vedere una traiettoria di fuga, di sparizione. Il a signalé son observation, contrôle. Lui ha rapportato questa osservazione alla torre di controllo. Et nous avons reçu 3 mois après. E 3 mesi più tardi abbiamo ricevuto son témoignage. La sua testimonianza. De l'équipage. Oui. Dell'equipaggio. On a classé le cas. Abbiamo classificato il caso. En catégorie. Nella categoria. C. C'est-à-dire que on ne pouvait pas donner une réponse sur cet effet. Cioè che non si poteva dare una risposta su questo effetto. Un an après. Un anno più tardi. On a pu obtenir de la part de l'armée de l'air. Abbiamo potuto ottenere les informations radar. Le informazioni radar. Et elle confirmait tout à fait. E qui è confermato, infatti, à la fois le vol de l'avion, qui il volo dell'aereo, et la présence ici, e qui la presenza d'un objet, di un oggetto, qui est resté sur les écrans radar pendant 52 secondes. 52 secondes. È rimasto sullo schermo dei radar per 52 secondi. Et on a pu établir une corrélation. E si poteva stabilire una correlazione entre l'observation tra l'osservazione et donc l'objet. E dunque dell'oggetto. Je précise que voglio precisare che si l'objet avait dépassé, se l'oggetto avesse superato 2 minuti en présence radar, in presenza radar, il était au-dessus de Paris. E stava sopra Parigi. La chasse française décollait. Sicurissimo, le caccia francesi sarebbero andato dietro. Comme c'était pas le cas, la chasse a pas décollé. Però non era il caso e così le caccia sono rimaste a terra. Mais pour nous, c'est un cas d'OVNI. Per noi, infatti, è un caso OVNI. Alors maintenant, est-ce qu'on peut généraliser? Possiamo generalizzare cette démarche à l'échelle du monde entier. Questa cosa alla scala del mondo intero. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Questo vorrei farvi vedere adesso. Alors on est reparti sur le même principe. Partiamo dallo stesso principio.
collecter des données officielles, raccogliere i dati ufficiali de tous les pays, di tutti i paesi qui ont en fait qui ont eu des observations, paesi che hanno avuto infatti osservazioni, civili e militari, civili e militari, e qui les ont qui les ont en fait enregistrés, registrati e publiés e anche pubblicati. Bien entendu, les États-Unis sont un pays che gli Stati Uniti sono, les États-Unis, c'est le pays qui a le plus grand nombre de cas. Gli Stati Uniti sono il paese che hanno il numero più grande dei casi. Mais d'autres pays en Europe notamment, la e France, altri paesi l'Italie, in Europa come per esempio la Francia, l'Italia, Spagna, etc. Ont donc fait le même travail. Hanno fatto dunque lo stesso lavoro. Et donc nous avons ici représenté abbiamo qui rappresentato sur ces deux courbes, la courbe bleue, la curva azzurra, représente entre 1942, rappresenta dal 1942 et à peu près l'an 2000, un peu plus de l'an 2000, fino al 2000, l'ensemble, oui, à peu près dans l'an 2000, l'ensemble intorno del 2000, l'ensemble des cas d'observation, i casi d'osservazione par des pilotes civils et militaires, fatti dai piloti civili e militari, de phénomènes aérospatiaux, di fenomeni aerospaziali non identifiés non de catégorie D, identificati della categoria D. Ça représente à peu près de l'ordre de 2100 cas. Rappresenta circa 2100 casi. La courbe rouge que vous voyez ici, la curva rossa che vedete qua, rappresenta les cas pour lesquels on a non seulement une observation visuelle, mais on a des données radar. Per la quale abbiamo non solo l'osservazione, abbiamo anche i dati radar. E ça représente 170 cas. E questi abbiamo 170 casi. Donc ça fait 170 cas d'OVNI qui peuvent être 170 casi di UFO, di OVNI, recensés à travers le monde. Possono essere che sono stati sessisati intorno nel mondo. Je reviens sur cette courbe pour juste indiquer que le rapport Blue Book, qui est donc la somme des informations recueillies par les États-Unis, commence en 1947 et s'achève en 1966. Et ça représente à peu près les deux tiers des cas. E questo rappresenta circa due terzi dei casi. Ce qu'on peut constater, on a fait le même travail. Facendo lo stesso lavoro. On a fait le même travail d'analyse statistique. Abbiamo fatto lo stesso lavoro di analisi statistiche. Et on constate que. E abbiamo constatato. 45% delle osservazioni. Ont eu lieu aux États-Unis. Hanno avuto luogo negli Stati Uniti. 20%, 20% en Europe, in Europa, et 70% concernent les aeronefs militaires. Et 70% sono o riguardano le aeronavi militari. Alors, ensuite, donc, on a fait un travail d'analyse. Poi, noi abbiamo fatto un lavoro di analisi concernant ce qu'on appelle les invariants. In ciò che riguarda gli invarianti. Les invariants sont des paramètres. Parametri de vitesse, di velocità, d'altitude, di altezza, de distance, distanza et de durée contact radar, e della durata di contatto radar. En fait, on fait des filtres. Infatti abbiamo fatto filtri, li abbiamo filtrati. Et je vais comparer en fait les OVNI. E io posso paragonare gli OVNI a un espresso italiano. Con un espresso italiano. Pourquoi? Parce que quand vous avez un pilote qui n'indique pas l'heure, avete un pilota che non indica l'ora, ou qui n'indique pas l'altitude, etc. O non indica l'altezza. On rejette le cas.
si butta via, si tira via il caso, si butta via il caso. Donc un ovni c'est très concentré, c'est un bon café. Un ovni è un caffè molto concentrato, un caffè buono. Alors on va examiner le contenu du café. Adesso analizziamo il contenuto del caffè. Alors ces 160 dica montrent les choses. Questi 170 casi indicano extrêmement intéressant. Cose molto interessanti. Dans 47% des cas, on a des vitesses substantielles. La velocità in 47% sono a velocità subsonica. Ça, ce sont les paramètres enregistrés par les radars. Sono parametri registrati con i radar. Dans 10% des cas, c'est supérieur à Mach 1. 10% dei casi superiori a Mach 1. Mach, c'est 1060 km/h. Mach è 1600 km all'ora. E dans 23% dei casi, 23% superano la velocità Mach 3 supérieure à Mach 3, c'est-à-dire à plus de 3000 km/h. Quello significa più di 3000 km all'ora. En ce qui concerne l'altitude, in ciò che riguarda l'altezza, on a 29% dei casi, abbiamo 29% dei casi 100 mètres, tra 100 e 1800 metri. Dans 41% des cas, 41% dei casi, on est entre 5000 e 10000 metri. Et la distance? La distanza? 15% entre 15% tra 1 e 5 km. En général, les objets sont relativement éloignés lors de la détection. Generalmente gli oggetti si trovano abbastanza lontano. Et dans 46% des cas, entre 10 et 50 km. 46% abbiamo tra 10 e 50 km. Le cas français se situait tout à fait dans cette tranche-là. Il caso francese si situa in questo punto. Quant à la durée du contact radar, adesso, in ciò che riguarda la durata del contatto radar, elle est à peu près équilibrée entre deux tranches. Equilibrato, dunque metà-metà. Maintenant, maintenant qu'on a défini en fait un ovni, adesso che abbiamo definito che on a regardé, abbiamo guardato, plus précisément, un aspect qui était rapporté par les, un aspetto che riguarda, par les pilotes et les équipages. Il rapporto tra piloto ed equipaggio. En particulier, ce qu'on appelle, cioè, le comportement. Ciò che noi chiamiamo il comportamento tra di loro. Un élément extrêmement important, c'est que è molto importante. Dans 70% des cas, lorsqu'il s'agit d'un 70% dei casi si tratta d'un avion militaire, di un aereo militare, l'objet semble intervenir par rapport à l'avion. E gli oggetti, l'oggetto. Oui, l'objet. L'oggetto è intervenuto in rapporto all'aereo. Alors que dans le cas des avions civils, nei casi degli aerei civili, il y a une neutralité. Esiste una neutralità. Une neutralité. Et donc les chiffres que vous avez ici, le cifre che abbiamo qua, montrent les aspects. Indicano gli aspetti comportementaux qui ont été signalés par les pilotes. Comportamento segnalato. On retrouve par exemple si trova qui le cas français d'évaporation des. Il caso francese, evaporazione, 30%. Et on a dans 24% des cas des manœuvres de l'objet. 24% di manovre dell'oggetto. Et dans 3% des cas des combats. E in 3% si combattono. Ce sont les termes employés par les pilotes. Questi sono la terminologia utilizzata dai piloti. Alors ceci peut être démontré par un certain nombre d'affaires célèbres. Si può vedere anche un certo numero di casi qui vont servir d'exemple à la démonstration. Che mi serviranno adesso come esempi per la mia presentazione. Auparavant, je voulais vous montrer un document. All'inizio volevo farvi vedere un documento che data del 1953. Del 1953. Lorsque l'armée de l'air américaine et plus tard l'US Air Force.
l'aeronautica militare americana à partir de 1948 dal 48 in poi jusque dans les années 60 fino negli anni 60 ont équipé les avions militaires de caméras. Hanno equipaggiato gli aerei militari con le camere. Pour tenter de prendre des photos, des clichés, per tentare di prendere o di registrare. Et donc en 1953, le foto, e dal 1953 questo aereo ha registrato un film où on voit la présence. Registrato o ha inciso questo film d'un objet qui a été détecté par les radars. Un oggetto detettato anche dai radar. Alors, des cas illustrent parfaitement ce que je. Adesso i casi illustri. En particulier. Sono in particolare. En 1952. Nel 1952. Qui est sans doute l'année la plus importante du point de vue des observations aéronautiques. È un anno molto importante dal punto di vista delle osservazioni. On a plus d'une centaine d'observations dans le monde. Abbiamo nel mondo più di 100 osservazioni. Et cette affaire est très importante parce que. È una cosa molto importante dato che. Deux semaines de suite. Due settimane in fila. Au-dessus de la ville de Washington. Sopra la città di Washington des avions civils aerei civili indiquent au contrôle aérien qu'ils ont des lumières indicano di aver visto luci. La chasse va décoller, donc les avions vont décoller. Gli aerei di caccia partono. Et lorsque les avions militaires approchent des objets, e nel momento che gli aerei militari si avvicinano a questi oggetti, gli oggetti spariscono. Faut bien imaginer le trouble des autorités. Potete ben immaginare la situazione come l'inquietudine delle autorità. Pendant une semaine, les plus hauts responsables militaires. Dopo una settimana, i più grandi responsabili militari. Vont surveiller donc l'activité aérea. Hanno cominciato a sorvegliare l'attività aerea. Et bingo. Bingo. La semaine suivante. La settimana successiva. La même chose se reproduit. Si succede la stessa cosa. Immaginez devant les écrans radar. Immaginatevi davanti agli schermi radar. Les plus hauts responsables militaires. I più grandi responsabili militari. Constatez ce qui s'est passé. Constatano ciò che è successo. Et bien pour eux, ça a été simplement un phénomène météorologique. Per loro, ben inteso, non era che un fenomeno meteorologico. Ceci étant, pour les analyses qui ont été faites par notamment un météorologue qui s'appelle McDonald. Poi, dopo le analisi fatte da un meteorologo McDonald, il ne pouvait pas y avoir d'inversion de température, qui était le phénomène météorologique. Un fenomeno meteorologico non poteva avere questa inversione di temperatura. Mais sans doute, il ne connaissait pas son métier. Bon. E lui diceva che loro non conoscono il loro mestiere. Un deuxième cas qui un altro caso montre le caractère che ci fa vedere il carattere contrôlé des objets controllato degli oggetti. Mais également però nello stesso le seul cas, tempo le seul cas è l'unico caso l'unico pour lequel caso pour lesquels nous avons des informations, abbiamo informazioni concernant l'émission concernenti le emissioni d'une source d'énergie par les par la di par una source di energia en fait c'est un avion militaire qui effectuait une infatti è un aereo militare che ha effettuato une mission una missione de en fait de routine cet avion una missione di routine cet avion ici questo aereo qua est un avion de détection è un aereo di detezione militaire donc il detecta des émissions radio detecta emissioni radio. Et donc, il a à bord beaucoup d'équipements. Ha
est dotato a bordo con tanto equipaggio. Et son trajet était de faire Bangkok. La sua traiettoria era questa, così. D'aller en Louisiane, Mississippi. Di andare a Louisiane, Mississippi. Au-dessus du Texas. Non so esattamente dove, dice. Sopra Texas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été suivi pendant deux heures par un objet. L'intéressante è che era seguito due ore di un oggetto. De temps en temps, il disparaissait des écrans radar. Qualche volta è sparito l'oggetto dai schermi radar. Il réapparaissait. È riapparito. Donc il jouait un petit peu à cache-cache avec l'avion. Giocava un poco come il gatto con il topo, con l'aereo. Parfois il tournait autour. A volte lo circondava. Et donc pendant deux heures il a été suivi par les radars sol et les radars bord. E due ore intere è stato seguito da questo, seguiva questo aereo. Donc ce cas représente questo caso rappresenta une source d'information extrêmement importante. Una fonte di informazioni molto importante. Ensuite, un altro caso qui date de 1986. Che è dal 86, 1986. Qui est aussi remarquable anche questo è importante. Per tutta altra ragione. Per un tutt'altro motivo. C'est le fait que non seulement il a été observé par des radars sol. Il fatto che non era osservato solo dai radar sulla Terra. Mais que cet objet avait des dimensions gigantesques. Aveva delle dimensioni gigantesche. Qui ont été confirmées par par radar. Sono state confermate infatti dai radar. Il faut voir que le commandant de bord. Ici vous avez un Boeing 747. Vedete l'aereo. Et l'objet. Il 747. A été dimensionné par l'équipage. E questo era dimensionato, dunque riprodotto dall'equipaggio. Come io la dimensione di due portaavioni. Era grande come due portaerei. Enfin, per terminare questa serie di casi. Je ne peux pas faire autrement que d'évoquer le cas Téhéran. Non posso far meno di non parlare sul caso di Teheran. Car non seulement ce cas va apporter la preuve de l'existence physique des ovnis. Questo caso non solo apporta la prova dell'esistenza fisica degli ovni, ma il va montrer autre chose. Però ci insegna o ci fa vedere anche un'altra cosa. Celui d'une anticipation. Un anticipo. Sur le comportement des avions militaires. Sul comportamento degli aerei militari. Alors, ce cas. Questo caso. Est parvenu à la connaissance de tout le monde. È arrivato a conoscenza di tutto il mondo. Par le fait que ce n'est ni les autorités militaires américaines. Ce ne sont pas les autorités militaires américaines. Non sono le autorità militari americane. Ce n'est pas la CIA. Non c'è la CIA. Ce n'est pas le FBI. Non è l'FBI. Ce n'est pas une autre agence. Non si tratta di un'altra agenzia. Mais c'est une agence. C'est une agence qui s'appelle DIA. È un'agenzia di. La DIA. DIA. Qui a dans les années 80. La quale negli anni 80. En déclassifiant des documents. Déclassificando i documenti. Les a donné alla lettura di tutto il mondo. Li hanno lasciati alla lettura di tutto il mondo. Et comme le Shah d'Iran avait été chassé par la révolution. E quando lo Shah d'Iran era mandato via dal popolo. Le général Peruzzi qui était un des acteurs de cette affaire. Che era uno degli attori di questa faccenda. Exilé aux États-Unis. È stato esilato negli Stati Uniti. A confirmé totalement. E lui ha confermato in totalità. Les faits. Questo fatto. Les faits très brièvement. È un fatto corto, breve.
au-dessus de la ville de Téhéran, au-dessus de la ville de Téhéran. Sopra la città di Teheran. Un énorme objet lumineux. Un oggetto enorme. Comme il est normal, on envoie la chasse. Come era normale, hanno mandato i caccia. Donc c'était des avions américains, fantômes. Queste sono, erano gli aerei militari Phantom. Et le premier avion il va primo aereo rentrer en contact radar avec l'objet. È entrato in contatto radar con l'oggetto. À peu près à 20 km. Presso poco a 20 km di distanza. Et à ce moment-là, l'objet va se rapprocher. Momento, va se rapprocher l'oggetto si è avvicinato all'aereo. Il va tellement se rapprocher que l'avion va être obligé de décrocher. E si è avvicinato così all'aereo che l'aereo doveva assolutamente partire, dunque cambiare direzione. Le tout observé du sol et avec les radars. Si arriva anche sui radar della terra. On envoie un deuxième avion. Mandano un secondo aereo. Et cet avion, il a pour mission de détruire l'objet. E questo aereo aveva la missione di distruggere l'oggetto. Donc il se rapproche de l'objet. Questo si avvicina all'oggetto. Et là, un scénario un peu différent se produit. E poi si produce un scenario però un poco differente. De l'énorme objet sort un petit objet. Dall'oggetto grande esce un piccolo oggetto. Qui vient à la rencontre de l'avion. Che si avvicina, viene di fronte, si avvicina all'aereo. Et le pilote a ordre de détruire avec ses missiles. E il pilota ha l'ordine o riceve l'ordine di distruggere questo piccolo oggetto con le armi che aveva. Il va se passer quelque chose d'absolument étonnant, c'est que tout le système de radar de tir va être neutralisé. E poi in quel momento è successo qualcosa di straordinario, tutto il sistema radar è stato neutralizzato. À ce moment, l'avion décroche. Et il est obligé de retourner à la base. L'aereo è obbligato di ritornare alla base. Et les choses s'arrêtent là. E tutto quanto si ferma lì. Alors conclusion de. Adesso come conclusione su questi casi aeronautici. Donc on voit que si depuis vede 1942. Che dal 1942 in poi. Donc on a été en capacité d'enregistrer 2100 cas. Abbiamo avuto la capacità di registrare 2100 casi. PAN, donc de phénomènes aérospatiaux de casi PAN, fenomeni aerospaziali non identificati della classe D. Et que 170 de ces cas sont considérés comme des ovnis. E 170 di questi casi sono stati considerati come ovni. E 11% di questi casi. Poi 11% di questi casi. Un carattere controllato. Un carattere controllato. Dimostrano come un carattere controllato e riflessionato, come pensato. Je veux pas dire intelligent. Non voglio dire proprio intelligente. Réfléchissez. Donc la première conclusion à ce stade. La prima conclusione a questo caso. Les ovnis sont des objets artificiels. Questa che gli ovni sono oggetti artificiali controllati. Dont la nature. A coloro natura e l'origine extérieure nous sont inconnues. Non nous ci sono sconosciute. D'où la notion d'objet volant non identifié. Dunque, di là la nozione oggetti volanti non identificati. La question qui vient tout naturellement derrière, c'est mais pourquoi cette présence? Però la domanda che ci facciamo è perché questa presenza? Puisqu'on avait les moyens de mesurer la présence avec les radars. Perché abbiamo avuto i mezzi di misurare l'esistenza di questa presenza mediante i radar. Là encore, l'histoire va nous apporter des réponses. Abbiamo qui anche una storia che ci ha portato qualche risposta. Et en particulier aux États-Unis. In particolare negli Stati Uniti. Où depuis 1976. Dal 1966 une loi a permis la déclassification de tous les documents
dell'armée. Classificazione di tutti i documenti dell'armata. Enfin, je corrige pas tous. Non tutti. Sont pas déclassifiés. Mais non tutti. Déjà, je prétends qu'avec l'ensemble des documents déclassifiés, l'ensemble dei documenti, on peut faire une démonstration. Con tutti i documenti, dunque, si può fare una dimostrazione sur la réalité, sulla realtà de la présence des ovnis, della presenza di questi ovni, contrairement aux autorités qui nient l'existence de ces phénomènes. Al contrario delle autorità che tuttora negano l'esistenza di questi oggetti. En particulier, il y a deux documents qui ci sono qui dei documenti. Le premier, c'est un memento. Il primo documento è un memento. Qui date du 24 settembre 1947. Écrit par le général Twining. È scritto dal generale. Come si chiama? General Twining. Twining. Qui donc à l'état-major de la Reserve. Stato maggiore. Va indiquer décrire la présence de ce qu'on a appelé les flying saucers, c'est-à-dire les soucoupes. Lui ha indicato di scrivere o di registrare la presenza di questo flying saucer. Le deuxième document, c'est une lettre. C'est une lettre. La seconde carte est une lettre. Du responsable de la communication de la défense. Del responsabile della comunicazione della difesa. Au major Keo, qui était un ufologue américain. Au major Keo, qui était un responsable du CAP, qui était un groupe ufologique américain. Di un gruppo ufologico americano. Dans lequel il déclare que. In questa carta. Les soucoupes volantes existent et qu'elles sont probablement d'origine planétaire. Les volantes existent. Qu'elles existent et qu'elles sont probablement d'origine interplanétaire. Et qu'elles sont d'origine probable interplanétaire. À l'époque, on ne parlait pas d'extraterrestres, on parlait. À quelle époque, non si parlava di extraterrestres. On pensait que ça venait de Mars. Hanno pensato che vengono da Mars. Et puis entre 1966 et 1969. Tra 66 et 1969. Le rapport du Colorado, donc le rapport d'étude du Colorado sur le Blue Book. Il rapporto del Colorado, del Blue Book. A décrété pour les États-Unis que. Stati Uniti. En fait. Rigetta il problema. La question des ovnis ne se posait pas. Perché il problema degli ovni non si. Parce que ça ne représentait pas un danger pour la. Perché non rappresentavano alcun pericolo per la nazione americana. Et que s'il y avait des amateurs scientifiques, entre autres, ils pouvaient s'en occuper, ça ne posait pas de problème. Se esistevano amatori, così scientifici o aficionati, potevano occuparsi di questo, però non era un problema. Alors ce que je vais vous présenter après va vous montrer le contraire. E ciò che vi voglio presentare di seguito vi presento proprio il contrario. Donc depuis 1947. Dal 1947. Les États-Unis. Gli Stati Uniti. Savaient parfaitement. Sapevano perfettamente. Ce à quoi ils avaient affaire. Ciò che dovevano fare. On l'a vu pour les cas d'ovni détectés par les radars. Abbiamo visto questo con i casi ovni detettati mediante i radar. Mais surtout, ce qui est très important. E soprattutto ciò che è importantissimo. C'est qu'un certain nombre de commissions secrètes un certo sont réunies. Numero di commissioni segrete. Et ont constaté que si une majeure partie des cas. Constatato che nella maggioranza dei casi. Se déroulaient au-dessus des sites stratégiques. Questi casi si sono successi sopra gli strategici. In particolare i siti dove la bomba nucleare la bomba atomica nucleare era sviluppata. I siti dove on lançait les V2. Siti hanno lanciato i missili, i V2. Et d'autres sites dans lesquels on stockait les missiles.
o altri posti dove hanno depositato i missili. Mais ce qui est très particulier, c'est que les affaires ont probablement fait basculer l'opinion de l'armée capovolgere l'opinione del essere umano. En 1947 jusqu'à 1948 fino a 48 più o meno, il y avait une certaine information qui était donnée au public. Aveva luogo una certa informazione che non era aperta per il pubblico. Et sans doute à la fois l'affaire du crash de Roswell, mais aussi l'affaire Mantell ont modifié le comportement des autorités. E così tante volte in queste situazioni hanno dovuto modificare anche l'opinione delle autorità. Un document le prouve. Un documento comprovante. C'est que les autorités militaires, le autorità militari de l'armée de l'air ont commandé comandato en 1953, nel 53, un rapporto d'études statistiques statistico sur ce qui avait été recueilli au niveau des su ciò che si è raccolto a livello di au niveau des événements qui étaient rapportés par les témoins che sono stati apportati da testimoni. Cette étude statistique a porté sur près de 3000 cas. È una statistica portata su più di 3000 casi. E alors que on a utilisé à cette époque l'ordinateur, puisque l'ENIAC était l'ordinateur. In questo periodo già hanno utilizzato il calcolatore. Ce travail qui a été fait donc en 1953. Questo lavoro fatto nel 53. On peut le faire aujourd'hui sur un ordinateur de bureau. Si può fare oggi in 10 minuti su un computer d'ufficio. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on è molto interessante il on retrouve les mêmes distributions par rapport ritrovano le stesse distribuzioni. On voit les phénomènes astronomiques, les phénomènes des avions, les confusions. I fenomeni astronomici. Et on retrouve par exemple aussi près de 20% près de 20% de catégories di categorie la localizzazione di questi fenomeni. Et quand on prend les états les uns après les autres, e se guardiamo una e l'altra, on a certains états, par exemple l'état de Washington, où on a 26% de cas inconnus. 26% di casi sconosciuti. Et comme par hasard, il y avait des endroits, par exemple là c'était là où on fabriquait le plutonium. Dunque in quel periodo si fabricava plutonio per la bomba atomica. Alors donc pour essayer pour essayer de voir s'il y a une relation. Di vedere se c'è una relazione, un rapporto tra gli ovni. Il suffit de reporter. La bomba atomica è necessario. La curva che vedete ici. Guardare questa curva che donc è questa qua. C'est la courbe des ovni. Questa è la curva degli ovni. Entre 1945 tra 45 e 2000. Et la courbe en gris que vous voyez ici, et questa grigia che vedete là, qui va de 1945 dal 1945 fino a presso poco nel 1980 e qualcosa, en fait ça représente 540 esplosions nucléaires ou tests de bombes atomiques dans l'atmosphère. Il faut préciser qu'entre 1960 1961
1961 e 63. Il y avait près d'une explosion nucléaire dans l'atmosphère tous les trois jours. Avevano luogo esplosioni nucleari. Partagé entre les USA et l'Union soviétique. Divisi tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. En 1945, la première explosion. Nel 45, la prima esplosione. Dans le désert du. Nel deserto di New Mexico, vicino a Roswell, faisait quelques kilotonnes. Ha fatto alcuni chilotonnellate. La plus grosse bombe atomique qui a explosé. La più grande bomba atomica che ha esploso. Faisait 100 mégatonnes. Aveva 100 megatonnellate. Cette folie des hommes. Questa pazzia degli uomini. S'est arrêtée quand même tardivement. Si è fermata però molto tardi. Mais on a prolongé les essais. Abbiamo qui prolungato. En souterrain. Nel sottoterraneo. En souterrain. Si sono prolungati. C'est la courbe noire. Le prove. Et donc on a procédé à 1800. Si è proceduto. À 1800 essais souterrains. Si hanno effettuato 1800 test sottoterranei. Ce qui représente entre 1945 et date du dernier essai, 2400 explosions nucléaires. 2000 fino à 2000, là 2000, 2400 explosions nucléaires. Dans l'atmosphère et en souterrain. Nell'atmosfera e anche sottoterra. Donc aujourd'hui il n'y a plus d'explosion a priori. Oggi non esistono più queste esplosioni a priori. Mais però cette courbe montre que les explosions. Questo grafico ci fa vedere o dimostra le esplosioni. Peuvent avoir le même profil. Che le esplosioni possono avere lo stesso profilo. Que le nombre de cas d'OVNI. Che il numero dei casi OVNI. Durant toute cette période. Durante questo periodo, intanto. Avec un décalage temporel de quelques années. Con un piccolo spostamento di qualche anno. Alors, on peut se poser la question. Adesso ci possiamo fare la domanda. Est-ce que le nucléaire n'est pas un des facteurs? Si il nucleare non è uno dei fattori. Responsable de la présence des ovni. Responsabile della presenza degli ovni. Et c'est en fait ce que je voulais vous montrer. Infatti volevo farvi vedere qui. Dans deux cas qui illustrent très bien cette. Due casi che illustrano molto bene questa teoria. Le premier incident c'est l'incident de Minot. Primo incidente, l'incidente di Minot. Qui a eu lieu en 1968. Che aveva luogo nel 68. Souvenez-vous, 1968, c'est la fin du rapport Condon. Ricordatevi che il 68 è la fine del. Du rapport Condon. Del rapporto Condon. Et le projet Blue Book est terminé. Il progetto Blue Book era terminato. C'est-à-dire que à partir de 1966. Dunque del 66. L'armée de l'air américaine ne recueille plus officiellement les données. Gli americani non hanno più raccolto ufficialmente i dati. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Cosa è successo in questa qui? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerra fredda. Ciò che si deve sapere è che durante la guerra fredda. Les États-Unis ont développé. Gli Stati Uniti hanno sviluppato. Tout le long de la frontière du Canada. Lungo l'intera frontiera con il Canada. Un ensemble de sites. Un ensemble di luoghi. De sites avec des missiles. Con dei missili. Intercontinentaux. Intercontinentali. Visant l'Union soviétique. Che visavano, orientavano o erano orientati sull'Unione Sovietica. Avec des bombes atomiques. Con bombe atomiche. Et en 1968. Nel 68. À Minot, donc dans le nord Dakota. À Minot. Dans le nord Dakota. Nel nord di Dakota. Un B-52. Un B-52.
52. Un B-52 che è un avion, non pas de chasse, ma un bombardier. Un aereo non di caccia, piuttosto per bombardare. Les Vietnamiens savent quelque chose. Donc un B-52 est envoyé. Dunque un B-52 è mandato. Parce que au-dessus d'un silo, d'un site nucléaire. Perché sopra un silo, sopra un luogo nucleare. Est signalée la présence d'un ovni. Era segnalata la presenza di un ovni. Donc le B-52 va. Dunque il B-52 si avvicina. Il va rester à peu près une dizaine de kilomètres. Resta circa una decina di chilometri. E pendant deux heures, pendant un peu plus de deux heures. E per un poco di più di due ore. Il va tourner autour de l'objet. Ha circondato l'oggetto. Durant ces deux heures. Les radars durante de bord queste due ore l'apparecchiature radar del bordo hanno registrato la presenza di questo oggetto e les radars du sol vont également confirmer la présence e anche i radar della terra hanno confermato la presenza di questo oggetto. A bordo dell'avion il y avait six. A bordo di questo aereo erano sei passeggeri, copilota, meccanici, radarista. E a un certo momento l'oggetto è sparito verso il cielo. Tous les systèmes de communication radio tutti i sistemi di comunicazione radio erano perturbati da questo oggetto. Il faut savoir que les avions militaires sont blindés. Si deve sapere che gli aerei militari sono abbastanza blindati. Mais per queste cose. À ce moment-là, le pilote commandant du B-52 reçoit l'ordre d'atterrir. Donc il va atterrir. In quel momento il pilota del B-52 riceve l'ordine di atterrare. L'affaire n'est pas terminée. Però tutta la faccenda non è ancora finita. Parce que dans le poste de contrôle, perché nel posto di controllo tous les voyants de mise en œuvre du système d'armement du missile tutte le cose che ti fanno vedere il sistema dei missili hanno cominciato a lampeggiare. Une grave anomalie est décelée sur le silo. Dunque è successo una grave anomalia in questo silo. On envoie une patrouille. Si manda. On envoie une patrouille. Si manda una pattuglia. 50 km. Di controllo a 50 km. Et là, la grande surprise de la patrouille. E la grande sorpresa di questa patrouille. On constate que le couvercle si de 20 tonnes. Constata che il coperchio di 20 tonnellate il était ouvert comme une boîte de sardines. Era aperto come una scatola di sardine. Vous imaginez la situation. Dunque immaginate la situazione. Donc voilà pour le cas de Maynot. Il illustre, je crois, très bien la démonstration. Il caso Maynot. Alors, vous me direz, mais comment vous avez eu ces informations? Però adesso si pregunta come abbiamo avuto queste informazioni. Ben, vous savez, une grosse administration, una grande amministrazione, elle commet toujours des erreurs. Fa sempre degli errori. Parce que aux États-Unis, on peut se procurer che negli Stati Uniti ci si può procurare une copie de tous les cas enregistrés dans le tutti i casi registrati nel blue book e dopo. Mais seulement c'est à garder, c'est-à-dire que tous les noms des pilotes et des solo che tutti i nomi dei piloti sono cancellati con nero, Seulement un ufologue américain, Richard Roll. Solo un ufologo americano. Ha ottenu une copie. Ha ricevuto una copia. Avec tous les noms. Con i nomi. Donc les enquêteurs sont allés rencontrer dunque, tous les gens. Gli indagatori sono andati a cercare tutte le persone. Et ils ont fait une enquête. E hanno fatto una indagine. Et j'ai la copie de cette enquête. E io possiedo la copia di questa indagine. Avec l'ensemble des témoignages. Con le testimonianze. Les données radar. I dati radar. Et je dois avouer que tout est très cohérent et qu'il y a une confirmation. Je devo dire che tutto quanto è molto coerente.
L'incident Maelstrom maintenant. Adesso l'incidente Maelstrom. Là, c'est à peu près la même situation. L'incident s'est déroulé un an plus tôt. Si è svolto un anno più tardi. Là, c'est pas un avion qui est allé sur place. Non è andato un aereo sul posto. C'est une patrouille au sol. Bensì una patrouille della terra. Et l'objet était stationnaire au-dessus des soldats. Era stazionato sopra i soldati. Un des soldats a été brûlé par l'objet. Uno dei soldati era bruciato dall'oggetto. Et le même scénario de neutralisation. Lo stesso scenario di neutralizzazione. Du bunker de contrôle. Delle cose di controllo. Sauf que le couvercle n'était pas soulevé. Solo che il coperchio non era alzato. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Cosa ci dice tutto questo? Est-ce un signal? È un segnale. Et si une présence avait détecté ce signal? Se una presenza ha detectato questo segnale? Aujourd'hui, on est en capacité de. Oggi abbiamo la capacità. De détecter des explosions, des étoiles. Di detectare esplosioni di stelle. Qui s'appellent les supernova. Che si chiamano le supernova. On a des télescopes qui a des dizaines d'années abbiamo di lumière. Abbiamo dei telescopi che possono guardare a decine d'anni luce. Donc détectent des explosions d'étoiles. E possono detectare le esplosioni delle stelle. Mais est-ce que sur Terre? Però il est normal sulla de voir, Terra est-ce normal de voir sur Terre des rayonnements électromagnétiques di vedere raggi radiazioni elettromagnetiche qui ressemblent à ceux des étoiles che assomigliano a quelle delle stelle. La réponse est bien évidemment non. La risposta è evidentemente che no. Donc c'est un signal artificiel. Dunque deve essere un segnale artificiale. Ce qui veut peut-être dire que ciò la bombe atomique che può darsi dice che vorrebbe dire che la bomba atomica pourrait être la cause première potrebbe essere la prima causa d'une telle présence dans nos cieux una tale presenza entre 1942 tra 42 jusque dans la fin des années 80 fino alla fine degli anni 80. Alors la question finale qui se pose. La questione o la domanda finale che ci si posa o ci si fa. Sommes-nous seuls et sous surveillance? Siamo soli e siamo sotto sorveglianza? Les ovnis sont-ils un signe venu du ciel pour avertir l'humanité? Gli ovni sono un segno venuto dal cielo per avvertirci. De risque qu'elle encourt pour sa survie par la prolifération de la bombe atomique. Lo leggo così lo posso meglio, che sono così stanca non posso fare. Dunque, gli ovni sono un segno venuto del cielo per avvertire l'umanità dei rischi che andiamo incontro per sopravvivere dalla proliferazione dell'arma atomica. Oppenheimer, immediatamente dopo l'esplosione della prima bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto 1945, ha citato i versi di Mahabharata, una epopea sanscrita indiana, dove dicono adesso sono un compagno della morte, un distruttore dei mondi. Sì, queste parole mi riportano nella memoria istintivamente che io mi ricordo anche i sentimenti di pietà profonda che provo. Non so se si è capito. Donc je vous laisse
témoin de ces paroles. Dunque, lascio testimoni di queste, come testimoni di queste parole. Robert Oppenheimer a probablement participé aux commissions concernant l'étude des ovnis aux États-Unis. Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer ha partecipato alla commissione di studi negli Stati Uniti. Et à travers ces paroles. E attraverso queste parole. C'était un message pour l'umanité qu'il adressait. Era come un messaggio indirizzato da lui all'umanità. Je vous remercie de votre attention. Vi ringrazio per l'attenzione. Signori, è stata una relazione merci, di grande interesse. Merci per l'interprete, merci per l'interprete. Grazie all'interprete. Volevo aggiungere proprio un paio di minuti una breve considerazione. Considerazioni che ha espresso adesso già Bellastone sono molto interessanti. Vi posso anticipare che stasera faremo vedere, dopo cena, grazie all'amico Guido Ferrari, una sintesi del convegno che è stato fatto alcuni anni fa a Washington, grazie all'operato di Robert Hastings, un nostro collega ex militare, che ha riunito un certo numero di ex militari con lo scopo di discutere fuori dalle righe del problema dei UFO in relazione ai siti militari. Quello che è emerso in quella relazione qualche anno fa, di fatto tende a confermare in maniera notevole quello che ha appena finito di dire Jean-Jacques Lascaux, e cioè vi è apparentemente in molti casi un collegamento fra la presenza degli UFO e installazioni di tipo militare, atomico e quantomeno logistico, diciamo, in senso di difesa. E questo, vale la pena di ricordarlo, questa è una cosa che all'estero non è molto nota, sì, è ben poco nota. In Italia noi abbiamo avuto una persona che ha detto le stesse cose nel lontano 1956, e vale la pena di ricordarlo. È stato un pioniere della ricerca sui UFO in Italia ed era un diplomatico, era il console Alberto Perego. Racconto in due minuti brevemente la ragione per la quale lui si dedicò al tema. Lui fu uno dei testimoni oculari a Roma, in pieno giorno, dell'apparizione di due formazioni di UFO. Lui vide due formazioni a V di questi oggetti, composte da 20 apparecchi, da 20 punti bianchi che si vedevano nettamente contro il cielo azzurro, le quali provenivano da due lati opposti del cielo su Roma. Lui fu attirato ovviamente da questa apparizione, la cominciò ad osservare e vide che queste due formazioni a V vennero l'una a ridosso dell'altra e si saldarono per il vertice, per i due vertici, e costituirono in breve una unica grande formazione a forma di croce greca. Solo allora Perego si rese conto di una cosa dal suo luogo di osservazione, e cioè che la zona sovrastava totalmente la zona di San Pietro e della città del Vaticano. La cosa lo colpì moltissimo. Lui andò immediatamente al Ministero degli Esteri, alla Farnesina, informando loro di quello che aveva visto. Poi saltarono fuori altri testimoni. Ma la cosa interessante è che intanto nessuno
diciamo, sembrava particolarmente interessato a questa cosa. Però invece era molto allarmato perché inizialmente lui pensava che potessero essere mezzi di fabbricazione sovietica. E naturalmente da diplomatico ed esperto militare diceva: se abbiamo i russi su Roma in questo modo, non c'è neanche da porsi il problema di combattere una terza guerra mondiale, l'abbiamo già persa in partenza. Successivamente Pello si rese conto che l'idea dei russi era poco convincente, proprio per le ragioni che lui stesso aveva pensato, e allora si orientò verso l'ipotesi extraterrestre. Però, giustamente, cercò di chiedersi come mai quello che aveva visto era successo. Nessuno gli toglieva dalla testa che quella strana formazione a croce su San Pietro non poteva essere casuale. Perché lui dice: perché qualcuno fa una formazione a croce greca su San Pietro quando la croce greca è universalmente non solo il simbolo del cristianesimo, ma anche il simbolo della pace? Ricordiamo che la croce rossa ha proprio un simbolo fatto dalla croce greca. Quindi pace e quindi anche amore, se vogliamo, in quanto il cristianesimo è una religione di amore. E viene fatto tutto questo su Roma. È mai possibile che sia casuale, si chiedeva. Qualche giorno dopo, lui questo lo ha preso successivamente, era successo un altro fatto abbastanza strano. E questa volta era stato monitorato, perché sull'Inghilterra meridionale erano passati in successive formazioni tre formazioni di UFO. La prima formazione era una formazione a forma di ferro di cavallo. La seconda era costituita da due parallele, la terza era una linea spezzata. L'osservazione fu fatta dai radar della difesa britannica, quindi questo è un caso ufficiale a tutti gli effetti. Pergo, da buon diplomatico e esperto militare, attento a queste cose, credette di vedere un significato anche in queste apparizioni. E lui disse: ma scusate, questo secondo me è un messaggio. E in che senso sarebbe stato un messaggio? E lui diceva: un ferro di cavallo, una formazione a ferro di cavallo. Che vuol dire? È una U, è la lettera U del nostro alfabeto. E che cos'è la lettera U del nostro alfabeto? È semplicemente il simbolo chimico dell'uranio, e per associazione questo vuol dire semplicemente l'energia nucleare e la bomba atomica. Poi la seconda formazione, costituita da due parallele, ma scusate, diceva lui, che cosa ci vogliamo andare a chiedere? In matematica vuol dire semplicemente il simbolo dell'uguale che usiamo in matematica, vuol dire uguale, basta. La terza formazione era una spezzata che sembrava una Z. E che cosa vuol dire Z? La Z è l'ultima lettera dell'alfabeto e comunemente per tutti è associata al concetto di fine. Se noi dovessimo, diceva lui, dare un'interpretazione molto semplice al passaggio di queste tre formazioni, questo potrebbe anche voler dire: guardate che l'energia nucleare può essere la vostra fine. Ora, naturalmente, nessuno ha la pretesa di concludere che l'ipotesi di Perego fosse giusta, però lui si convinse che c'era sicuramente un rapporto fra le attività nucleari e la presenza degli UFO, e lo ha scritto e detto negli anni 50 più volte. Quindi in questo, vale la pena di dirlo, non solo quello che ha detto Gian Giacomo della Scuola praticamente potrebbe confermare, no, questa illazione, ma anche il discorso che poi vedrete stasera, il congresso, diciamo, che ha organizzato Robert Hastings negli Stati Uniti alcuni anni fa, sostanzialmente dice le stesse cose. Noi non siamo in condizione di dire se l'energia atomica tira gli UFO, però una considerazione banale potrebbe essere semplicemente questo: se queste presenze sono qui
da tempo forse non hanno molto piacere che i padroni di casa, o forse potremmo dire gli inquilini della terra, cioè noi, magari possiamo rovinare un ambiente in cui anche loro si trovavano e si trovano, e quindi forse un monitoraggio potrebbe essere in corso. Questo è semplicemente una considerazione che ho voluto fare, perché è storicamente interessante fare questo parallelo. Bene. Monsieur, vuole aggiungere qualcosa? Il lavoro che io ho fatto? Sopra il rapporto tra OVNI e nucleare. È recente, è abbastanza recente. Perché non avevo le prove sulla presenza OVNI. E quando ho incontrato il signor Robert Hastings negli Stati Uniti, lui aveva fatto lo stesso lavoro senza che noi ci siamo consultati reciprocamente. Due vie parallele, e siamo andati a incontrarci. È tutto.